Senti, avete fatto anche delle classifiche speciali in questa edizione? Due, di solito ne facciamo una sola, che era dedicata all'Italia sopra i 600 metri, quindi proprio quell'Italia che vediamo, le aree interne di montagna, quelle che anche soffrono per i problemi di spopolamento, di lontananza dalle infrastrutture, dai centri, di mancanza di servizi, e che pure durante la pandemia abbiamo scoperto quanto sia bello vivere in luoghi così, e speriamo che anche, come dire, l'informatizzazione ci aiuti a spostarci dalle grandi città. Ma i premi non si cumulano, il vincitore lo state vedendo, è l'eremo di Sant'Onofrio al Morrone, Sulmona, ed è arroccato su uno sperone di roccia a 600 metri di altitudine, delegato alla storia di Celestino V, quello del gran rifiuto di Dante. Sì. Bellissimo, anche questo con dei bisogni di restauro.